Garantire il diritto alla formazione scolastica e nello stesso tempo avviare un piano di verifica del patrimonio edilizio scolastico per assicurare l'esercizio in piena sicurezza di un servizio pubblico, quale quello dell'istruzione. Con questo imperativo, il presidente Luciano D'Alfonso ha rivolto ai sindaci l'invito a fornire alla regione un quadro della situazione degli edifici scolastici relativamente alla loro vulnerabilità nel caso di un evento sismico. Come ha spiegato lo stesso D'Alfonso, questi incontri, a cui ne seguiranno altri, si sono resi necessari dopo che la Commissione Grandi Rischi, con un comunicato diramato dalla Protezione Civile il 20 gennaio scorso, ha dichiarato che a oggi non ci sono evidenze che la sequenza sismica sia in esaurimento. Le nuove verifiche saranno utili per determinare il livello esatto di resistenza sismica di ciascun edificio attraverso test e prove di carico che non lasceranno spazi a interpretazioni soggettive, ma che saranno strettamente legate a dati e numeri.